Salve a tutti ragazzi, sono sempre Alessandro e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi inizio una serie di video fatta da tre video, scusate la ripetizione, in cui vi aiuterò nella scelta del carro. Sarà però un po' diverso rispetto ai vecchi video di questo tipo che facevo, perché di solito quando li facevo molti si lamentavano del fatto che volessero, cioè non. Magari non gli importasse il carro livello 10, che era invece quello su cui io mi soffermavo, bensì cercavano semplicemente dei carri di livello più basso e anche più facilmente accessibili, con cui potersi divertire, insomma. Quindi, come leggete dal titolo, oggi vi parlerò solo dei carri che vanno dal livello 1 al 5, nel prossimo video, carri che vanno dal 6 all'8 e poi dal 9 al 10. Questo perché così, per esempio, oggi, prendo in considerazione i pesanti. Vi dico un carro pesante che vi consiglio che va massimo minimo dall'1, massimo dal 5, senza però stare lì a guardare poi i carri dopo, o il livello 10 o i carri prima. Io vi consiglio quello specifico carro. Così chi anche gioca per diciamo farsi solo carri divertenti e di livello basso, che quindi sono appunto, ripeto, ovviamente più accessibili, e non gioca invece per poi arrivare al livello 10, perché magari non ci riuscirebbe perché ci vuole troppo tempo, può essere insomma accontentato. Chi gioca anche per il livello 10 non importa, comunque penso possa essere utile, io vi consiglio carri secondo me divertenti e da fare. Il video sarà, diciamo, cercherò di consigliare un carro per ogni tipologia e nazione, quindi vi dico i pesanti. Allora, se volete fare i pesanti, secondo me dovrete cercare di cercarvi questo tipo di carro perché è molto divertente, insomma, cose del genere. Prima che qualcuno me lo chieda, perché non so già che succederà, il garage è tutto nero perché è una mod, se vedete altre modifiche è una mod, la mod è Leo del Mortis, aggiornata all'8.8, per chi la vorresti installare, trova in descrizione il link del forum dei Neos, che è il clan in cui sono, e anche per chi volesse entrare nei Neos c'è anche sempre nel forum il modulo di reclutamento, con cui comunque nel sito può trovare il link per la mod. Detto questo, andiamo all'albero tecnologico. Ovviamente io oggi non vi farò vedere nessun gameplay, parlerò semplicemente con l'albero tecnologico davanti, e direi di andare in ordine diciamo nell'ordine che ci dà World of Tanks per quanto riguarda le nazioni, direi di iniziare dai pesanti. Quindi ora cercherò di dirvi per chi vuole fare i pesanti quale carro secondo me dovrebbe farli. Allora, visto che siamo davanti ai russi, direi che ovviamente il KV1 è una scelta obbligata. Il KV1 che è un carro molto molto bello, divertente. Perché se capita top tier contro i livelli 5 riesce a far veramente male. Viene dingato da molti carri, quindi sia livelli 4 soprattutto, ovviamente però anche alcuni livelli 5 lo dingano. Ha una corazza niente male, diciamo in base ovviamente rapportato ai canoni dei livelli contro cui va, e fa anche male. L'unica cosa ovviamente, beh, un po' come tutti i KV non è proprio veloce, abbastanza lento, però se volete fare un pesante, vi consiglio vivamente il KV1, se ovviamente volete fare un pesante russo, perché è molto molto buono. Poi, ovviamente, anche qui, anche giusto due parole, permette comunque di sbloccare, poi, se mai vogliate andare avanti, dei carri in seguito, anche lì, molto buoni, arrivare agli S7 e gli S4, che sono due ottimi livelli 10. Anche il T28 e i carri prima sono divertenti. Purtroppo il T28 un tempo era più forte perché aveva un cannone parecchio potente contro i livelli 4. Adesso, se mi ricordo bene, gli hanno tolto, comunque l'hanno abbastanza nerfato, quindi ora non è proprio un carro fantastico, però comunque non sono male. KV1 però assolutamente da fare se il vostro obiettivo è avere un pesante nel garage. Per quanto riguarda i tedeschi, qui direi di lasciar perdere. Pesanti dal livello 1 al 5 non ce ne sono molto validi. C'è questo VK3001H che però diciamo che insomma prima era un livello diverso, ora l'hanno in qualche patch fa l'hanno spostato a livello 5.
per il resto sono solo carri medi o leggeri. Comunque, se volete fare un pesante, non vi consiglio di concentrare i vostri sforzi su 2K3001H, fatevi il KV1 perché non ne vale la pena. Quindi, per quanto riguarda i tedeschi, da livello 1 al 5 purtroppo non c'è molta scelta per i pesanti. E devo dire che in effetti anche guardando però magari poi gli altri livelli, quindi diciamo dal 6 in poi, anche lì, per chi vuole fare un pesante, direi che ci sono scelte migliori che non sono assolutamente i tedeschi. Passando poi agli americani, il T1 Eevee è di sicuro un ottimo carro. Molti lo snobbano, però penso che T1 ed M6, per rimanere insomma intorno a questi livelli, siano molto buoni. Il T1 Eevee è un carro massiccio, direi. Contro i livelli 5 si fa i vostri avversari fanno fatica a buttarvi giù. Voi siete abbastanza lento, non è proprio velocissimo, però ripeto, massiccio, fate male, quindi caro che contro i livelli 5 top tier se la gioca benissimo. Penso, più o meno come il KV1, tra i due io sceglierei il KV1. Cosa però ovviamente negativa è il fatto che prima c'è l'M3 lì, che è veramente un supplizio, quindi anche per questo continuerei a propendere per il KV1 se volete fare un pesante, perché veramente l'M3 lì è qualcosa di osceno. Quindi in conclusione, il T1 Eevee è molto bello, c'è il fatto che però forse il KV1 è un po' più forte, ma soprattutto l'M3 lì è osceno. Volendo pensare poi ai carri più avanti, il T115 e comunque anche i carri dopo sono tutti ottimi, quindi questo comunque un punto a favore per, diciamo, iniziare questa linea. Per quanto riguarda i francesi, lasciate assolutamente perdere il BDR, per gli amici Budrio è qualcosa di osceno, quindi qua non mi soffermerei, non perderei tempo, anche perché già il video verrà abbastanza lungo, dovendo parlare di tutte le tipologie di carri, quindi non perdo altro tempo, assolutamente lasciate perdere i francesi per quanto riguarda i pesanti, ripeto, dal livello 1 al 5. Non sto dicendo che poi per esempio il 50B non sia un bel carro, ma di quello ne parleremo in seguito. Per quanto riguarda gli inglesi invece c'è questo Churchill 1 che, ok, non è niente male, c'è soprattutto da dire che il Matilda è un carro, beh, qua viene definito carro medio, però insomma lo possiamo mettere nella categoria pesanti, anche perché poi porta alla linea dei pesanti, ma soprattutto perché ha caratteristiche da pesanti e di sicuro non da medio. È molto lento e parecchio corazzato, viene dingato spesso dai suoi pari livelli. Quindi per gli inglesi non vi consiglierei il 5, che per ora rimane il KV1 se volete arrivare a un 5 pesante. Vi consiglio però, se invece non avete intenzione di andare più avanti del 4, comunque volete un carro a cui si arriva ancora più velocemente, di fare il Matilda, che è veramente un carro fantastico. Spara velocissimo, preciso quanto basta, ha una corazza, ripeto, che prenderete muri d'acciaio a catena, perché contro i livelli 4, quando siete top tier, veramente venite dingati tantissimo. Fa, beh, certo, non malissimo perché spara molto velocemente, però insomma, con un altro dato di fuoco i suoi danni li fa, quindi è un carro che assolutamente vi consiglio. Per quanto riguarda invece i cinesi, beh, direi che non posso dirvi molto, insomma, sì, i carri pesanti ci sono, però non dal livello 5, come vedete partono dal 7. Il livello 5 è un medio, stavolta non è come il Matilda, è un vero e proprio medio, quindi sui cinesi non posso dirvi nient'altro, non posso parlare insomma di pesanti che sono prima del livello 7. Quindi detto questo, in conclusione, se vi interessano i pesanti vi consiglio KV1 per avere un livello 5, e se magari volete avere un livello 4, quindi un po' che magari un po' più facile da arrivarci, il Matilda è veramente ottimo. Passiamo poi, direi, ai cacciacarri. I russi, c'è da dire che i russi in questi livelli iniziali sono di sicuro sempre tra i favoriti, anche per le altre tipologie. Il Su-85 è un gran cacciacarro, Su-85 e Su-100 sono veramente ottimi. Forse su 76, su 85B, insomma, non sono proprio bellissimi, direi molto molto fragili. Però il Su-85 con l'ultimo cannone, quindi parliamo sempre di carri full, contro i livelli 5 fa stragi, perché fa veramente male agli altri carri. Stessa cosa per il Su-100 contro i livelli 6. Quindi di sicuro ve li consiglio. Però questa volta, se amate i cacciacarri, entro il livello 5 assolutamente i tedeschi.
costruiamo infatti tutta la linea fino allo Stug, direi poi anche oltre, però per adesso focalizziamoci massimo sul 5, che è un'ottima linea. Il Panzerjäger 1, che vabbè, questo insomma con 5 partite ve lo fate fuori, quindi non ci perderei molto tempo. Marder 2, Hetzer e Stug 3 sono carri ottimi. Parliamo di Hetzer e Stug. Allora, Hetzer ha, come diciamo, ultimo cannone un obice che praticamente one shot agli altri livelli 4, o comunque anche livelli 3-4, fa veramente tanto tanto male. È un po' è un carro molto temuto tra questi livelli, quindi vi consiglio assolutamente di farlo se vi piacciono i cacciacarri. Lo Stug è un ottimo carro, agile e veloce, ricarica anche in molto poco tempo, preciso, buona penetrazione, fa male, insomma ha più o meno tutto, l'unica cosa forse è la corazza che non è proprio altissima, però assolutamente volete un cacciacarri, massimo entro il livello 5 fatevi lo Stug. Parlando poi degli americani, allora qui abbiamo non tanto il livello 5, bensì il 6. Dovrei parlarvene nel prossimo video, però vi anticipo qualcosa. L'Hellcat è tra i cacciacarri livello 6 migliori e anche tra i carri livello 6 migliori, è veramente veramente divertente. Quindi direi fatevela la linea, perché anche qua T82, T40, T18 sono anche questi divertenti, hanno un bell'obice e fate un bel po' di male. Wolverine, buon carro, però di sicuro il vostro obiettivo finale deve essere l'Hellcat, quindi ve lo anticipo già, se volete fare i cacciacarri americani. Se arrivate al Wolverine non fermatevi, fate un ultimo sforzo per arrivare all'Hellcat che è veramente molto molto divertente. Per il resto direi che come cacciacarri non c'è niente da segnalare, i tedeschi tra questi livelli li lascerei perdere, scusate i francesi li lascerei perdere. Qua si nota un po' diciamo la particolarità del World of Tanks, io entro il livello 5 non vi consiglio niente dei francesi, c'è da dire che però il Focke 155 è praticamente tra i cacciacarri più belli e temuti, quindi non è detto che se i carri prima siano brutti, poi il livello 10 non sia bello. Per quanto riguarda gli inglesi, beh, la T2 è di sicuro un ottimo cacciacarro. L'unica cosa è che è molto molto lento. È un carro che viene dingato spesso, corazza veramente ottima, se non si sa, se i nemici non sanno dove sparare. Alecto, Valentine, gli altri che secondo me non sono buoni, anche perché vengono veramente praticamente one shottati da qualsiasi cosa, hanno una corazza oscena. La T2 invece, anche quelli dopo, T2, T8, tutti quelli dopo, insomma, tranne forse l'ultimo, hanno un'ottima corazza. Rimango comunque dell'idea, nonostante la T2, ripeto, sia un ottimo carro, spara anche quello molto molto veloce ed è molto preciso. L'unica cosa è la lentezza, che è veramente esasperante. Rimango dell'idea che se volete un cacciacarro livello 5 e anche 4, fatevi Hetzer e Stug, e di sicuro non ve ne pentirete. A questo punto parliamo dei medi e dei leggeri. Allora, inizierei dicendo che i medi leggeri sono carri che, diciamo, sbocciano a livelli superiori. Entro il 5 non c'è molta roba. Quindi vi consiglio un carro un po' anomalo, che non è proprio un medio, però ripeto, è un leggero, che è l'Elche o Elk, non lo so, AMX. Carro con una torretta non fissa, ma quasi, nonostante non sia un cacciacarro, però fortissimo contro i livelli 5, fa un male cane, straveloce, una sagoma veramente sfuggente, sottilissima, molto molto divertente, ve lo consiglio. Anche perché direi che per il resto, rimanendo nel livello diciamo 1-5, come medi non c'è molto, insomma. Ci sono i classici, vabbè, insomma, prima ero sui cinesi, Type T34, M51 Stuart, non sono di sicuro male, come non sono male i russi col T34 o anche gli americani M5 e poi l'MS7, lo Chaffee. Il fatto è che non sono tutti veri e propri medi, ovvero sbocciano poi, ripeto, da livelli più alti, diciamo 6-7 in poi. Quindi, piuttosto che consigliarvi un carro che poi magari non è proprio stradivertente, vi consiglio, se volete farvi dei medi, dovete avere l'obiettivo di andare più avanti, più avanti del livello 5, non fermarvi quindi solo a questo livello. Per chi invece voglia fermarsi solo a questo livello, ripeto, è il CMX. Divertentissimo. E quindi assolutamente ve lo consiglio. Parlando poi delle artiglierie, purtroppo delle artiglierie posso dirvi meno perché c'è stato quel grosso cambiamento, come sapete. Per il tutto c'è stato un grosso nerf, ma poi soprattutto hanno aggiunto nuove arti che io assolutamente non ho provato.
Quindi non vi consiglio di fare le artiglierie a prescindere, perché sono diventate più o meno ingiocabili, dovete essere veramente bravi per giocarle. Se però volete proprio farle, posso darvi dei consigli abbastanza generali, perché ripeto, io quelle nuove non le ho provate, perché sarebbe stato solo uno spreco di risorse, diciamo. Vi posso dire però che, per esempio, gli americani, se non hanno modificato niente, l'M41 me la ricordo come un'ottima artiglieria, come anche l'M7, l'M37, anche il T57, tutta la linea americana fino al livello 5, ma anche oltre, M12, M40-43 era la mia artiglieria preferita, è di sicuro ottima. Quindi, se volete avventurarvi a fare le arti, sì, l'M41, diciamo, o anche quelle prima possono essere una buona scelta. Il grill prima era un livello 4 o 3, anzi, forse, comunque un livello di sicuro non 5, perché c'era l'Hammel prima, livello 5. E era un carro, era, scusate, sì, un carro, un'artiglieria divertentissima, veramente molto molto bella, così come l'Hammel e il GW Panther. E ora sinceramente non lo so come le hanno ridotte. Non credo che, insomma, possano aver stravolto chissà cosa oltre al nerf che hanno fatto, quindi anche il grill è una scelta che potreste fare. Grill e Hammel per rimanere intorno a questi livelli sono, anzi, erano due ottime arti. Ripeto, non ci metto la mano sul fuoco dicendo che rimangono delle belle arti. Detto questo, il video è finito, vi ho parlato di tutte le tipologie fino, come ho detto, al livello 5. Poi ci sono state alcune, diciamo, digressioni magari su livelli più alti, giusto per, insomma, però mi sono soffermato sui livelli più bassi, come mi avete chiesto spesso. A questo punto fatemi vedere il vostro supporto, visto che me l'avete chiesto spesso questo video, lasciando un bel mi piace, ma soprattutto un commento. Ditemi se vi è stato utile, e se magari voi, insomma, avete qualche consiglio per magari altri che leggono i commenti su carri di livello basso, anche perché io vi ho dato le mie opinioni, però è da tanto che non gioco con i livelli bassi, c'è da dire. Potrò ovviamente darvi opinioni più specifiche e accurate su livelli più alti, ovviamente quando si parlerà di 8, 9, 10, perché con questi livelli dall'1 al 5 è veramente da molto che non ci gioco. Però ci ho giocato ovviamente e quindi vi ho dato le mie impressioni. A questo punto scrivetemi un commento per qualsiasi domanda o se volete magari altri aiuti, avete dei dubbi, e alla prossima.